Tra i temi protagonisti del Technology Expo c'è la transizione digitale ed ecologica, ma anche lo spazio e l'attenzione al territorio che viviamo. Ecco, tra gli espositori c'è Leonardo, ci può raccontare un po' cosa ha portato qui alla Fortezza d'Abbasso di Firenze? Certamente, oggi, come giustamente dicevi, la transizione digitale la fa da padrone. La transizione digitale ci mette a disposizione una quantità di dati importante. I dati possono arrivare da telecamere, da sensori, dagli open data, da database preesistenti. Oggi cos'è importante? È importante avere questi dati a disposizione in tempo reale per la gestione, ad esempio, di grossi eventi, emergenze, calamità, ma anche per la prevenzione e la programmazione della vita, ad esempio, di una città. Leonardo cosa porta qui oggi all'Earth Technology Expo? Ha portato la propria soluzione X2030, che è una soluzione di global monitoring. Questa soluzione permette di integrare sorgenti di dati già esistenti, tutti i sistemi che le amministrazioni hanno già a disposizione, e metterli a disposizione in modo sinergico di un operatore o di un city manager che deve programmare la propria città. Cosa vuol dire questa cosa? Questo vuol dire che, ad esempio, all'accadimento di un evento che potrebbe essere un evento calamitoso piuttosto che un incidente stradale, una chiamata da parte di un cittadino, il sistema è in grado di proporre all'operatore, oltre alla scheda di missione che gli viene passata da una centrale di ricezione dell'emergenza, anche tutte quelle risorse che permettono all'operatore di gestire questo evento nel modo più efficiente possibile per arrivare al cittadino in modo veloce, adeguato. Questo significa che noi possiamo mettere a disposizione, facendo in modo che sia il sistema a proporre all'operatore, le telecamere sul posto, piuttosto che sensori che insistono su quel posto e possono dare del valore aggiunto nella gestione dell'emergenza, ma possono anche selezionare l'equipaggio e il mezzo adatto per intervenire su quell'incidente piuttosto che su quella calamità, suggerire i percorsi con traffico in tempo reale piuttosto che seguendo le previsioni meteorologiche, ma anche tutta quella parte di cyber intelligence che oggi diventa il nuovo dominio di gestione di un'emergenza. La gestione dell'emergenza non è più solo fisica, quindi l'evento calamitoso può non essere più generato semplicemente da qualcosa di fisico, ma anche qualcosa di cyber. Quindi un attacco cyber a un'infrastruttura che magari si manifesta come semplicemente degli ascensori fermi. Ecco, il nostro sistema riesce a correlare un evento cyber su quell'infrastruttura e gli allarmi che arrivano da una colonna di ascensori fermi per dare all'operatore molte più informazioni su quello che sta succedendo e, ad esempio, attraverso l'integrazione con gli accessi a base dati, la planimetria del posto in cui devono intervenire eventuali sostanze pericolose presenti sul posto, pensiamo all'impianto chimico, quali sono le procedure per l'intervento, quali sono i mezzi già destinati alla gestione di quell'intervento, questo per un grosso impianto industriale piuttosto che una programmazione già fatta per un grande evento che può essere un concerto piuttosto che un evento sportivo dislocato sul territorio come ad esempio una maratona che deve coprire 42 km di percorso. Ecco, tutte queste programmazioni possono essere inserite nel sistema avendo a disposizione dai sensori sul territorio tutte le informazioni che servono a gestirlo anche in tempo reale. Questo vuol dire che un nuovo dominio è quello dell'OSINT, cioè l'accesso alle informazioni disseminate sui social media, che possono essere di aiuto all'operatore con una valutazione da parte dell'operatore dell'attendibilità di queste informazioni, che vanno sempre verificate da parte dell'operatore, ma possono allertare in modo tempestivo su quello che sta succedendo sul territorio, addirittura anche prima che arrivino le chiamate alle centrali di emergenza predisposte. Tutto questo è quello che X2030, che è il nostro sistema di global monitoring, riesce a fare, perché l'attenzione che Leonardo sta mettendo particolarmente è quella di avere dei sistemi che riescano ad integrare tutto quanto già in possesso delle amministrazioni, perché i sistemi che esistono oggi già
mettono a disposizione tutte queste informazioni all'amministrazione, il nostro sistema integra tutti questi sistemi e aggrega le informazioni in funzione dell'evento da gestire, dando all'operatore una visione concreta di quello che è lo scenario sul campo e permettendo di governare i soccorsi o l'intervento che deve essere portato a termine. L'attenzione di Leonardo, dicevo, è quella del cittadino, quindi i nostri sistemi vengono pensati e progettati per essere vicino al cittadino e tempestivamente portare l'aiuto e l'attenzione dell'amministrazione e di tutto quello che si può fare per portare il soccorso e la gestione, ad esempio, anche di una grande città verso il cittadino. Leonardo fa questo.